Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Pisa, 22 luglio, ore 21:30, multisala Isola Verde, sala 2. Titolo del film X, A Sexy Horror Story. Di genere horror, il film è eccellente, dura circa 1 ora e 45 minuti, senza interruzione e poco adrenalinico, ma da vedere. Un horror diverso, ma veramente genuino. Texas, 1979, una troupe deve girare un film per adulti in una location di una fattoria isolata da tutto e da tutti, ma la vecchia padrona della fattoria e il marito sono dei serial killer. Pregi del film: il regista Ty West, esperto ma non specialista del genere, trona sul grande schermo e forse è proprio perché poco specializzato mi riesce meglio di altri. L'atmosfera di fine anni 70 è ben rappresentata dentro un'America profonda e ammalata di sesso, dove non ci sono i soliti zombie o morti che rinascono assetati di sangue, tanto è vero che l'horror scatta dopo un'ora dall'inizio del film e che una sequenza richiama il capolavoro di Alfred Hitchcock, Psycho. L'alternanza delle sequenze è ben vivace, forse un horror discostante dal classico, ma ben ispirato e raccontato. Difetti del film apparentemente nessuno, ma, e questo è solo una mia riflessione, come lo hanno vietato ai minori di 18 anni quando c'è di peggio? Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.